Oggi parlerò delle evidenze scientifiche che emergono dal rapporto OMS del 2019, che ha creato veramente un effetto sorprendente in chi si occupa di cultura e salute, perché ha messo sul tappeto circa 3.000 studi pubblicati negli ultimi 20 anni attraverso 900 articoli. Quindi la mia lettura sarà rivolta a cercare di capire come queste evidenze possono essere pesate per dare una linea guida a chi voglia stabilire se sono sufficientemente forti per suggerire delle azioni politiche, perché poi alla fine quello che sarebbe importante è tradurre tutta questa materia così vasta di dati scientifici in basi per prendere delle decisioni che possano cambiare la realtà di tutti i giorni. A me è fatto molto piacere essere coinvolto in questo progetto molto innovativo di dare una svolta molto incisiva al tema cultura e salute qui nella città di Lugano e anche nella Svizzera, attraverso tra l'altro questo corso rivolto a studenti di medicina che, devo dire, per la prima volta si trovano a essere esposti ad una materia che non è mai stata frequentata in nessun corso di medicina. Quindi capire l'importanza della fruizione delle arti e della bellezza in generale per migliorare lo stato di salute, per promuovere il benessere e anche per intervenire a sostegno di diverse patologie, quindi allargando un po' gli orizzonti di quelli che solitamente è il modello biomedico della medicina, che è centrato semplicemente sulla cura delle malattie.